E allora si può partire in questo momento con subito la palla in avanti del Faetano, respinta su questo campo. Si è giocata un'altra gara, ha giocato la capolista Virtus, che però è stata fermata sullo 0-0. Ma andiamo in diretta perché c'è subito il Faetano in avanti con questa conclusione alta però. Qui la palla recuperata, attenzione alla Folgore con Pancotti, che può spingere. Lato corto dell'area di rigore, entra in area Pancotti, serve un cross basso, la palla che sbatte in porta. E poi c'è il gol della Folgore con Cateni, che ha segnato il numero 6. C'è lo scambio corto con un compagno, ancora Rossi. Ora Brisigotti, il pallone dentro va giù e c'è il calcio di rigore messo giù Lisi. Settimo minuto qui ad Acquaviva, Brisigotti dal dischetto, parte Brisigotti, spiazza il portiere e fa 1-1. Sartori non è benissimo, allora Brisigotti può calciare a lato, palla alzata, serie di colpi di testa, l'ultimo è di Renna. Poi attenzione alla difesa del Faetano che fa Arachiri, passa Pancotti che viene fermato da Segni e poi la palla rimane lì, una mischia. Chiedono il fallo quelli della Folgore. La palla rimane in campo. E allora occhio a Bernardi che può calciare, lo fa, troverebbe anche il gol. Un gran gol, peccato che si sia alzata anche la bandierina dell'assistente. Brolli va un po' in difficoltà, riesce a rilanciare, ma di fatto serve il Faetano. Attenzione a Dulcetti, che deve però allargarsi. Il suo cross è deviato da Brolli. Palla che si impenna, lì si può calciare, lo fa. Alto. Attenzione a Pancotti. Pancotti calcia. Poi Sartori a cercare a trovare Pancotti, affrontato da Fusco. Pancotti va dentro, una deviazione con Cateni. L'ultimo tocco, c'è stata poi la parata di Manzaroli. Golinucci perde palla, il calciatore sammarinese. Poi finisce giù Lisi. Brisigotti. Attenzione, può calciare, c'ha la palla sul destro, respinge Venturini. Va da Sartori, di prima Sartori col mancino per lo scatto di Pancotti, che si deve leggermente allargare, viene affrontato da Gueye, passa Pancotti, il cross basso, Bernardi non trova la deviazione ma è stato anticipato, sarà dunque calcio d'angolo. Poi Golinucci con la testa, palla però per il Faetano, buono il lavoro di Lisi, attenzione al contropiede dei gialloblu con Lisi ad orchestrare la ripartenza, poi a calciare, a trovare sul secondo palo Gueye e la parata di Venturini. Poi palla dentro, attenzione Pancotti, Pancotti in area di rigore, calcia sul secondo palo Bernardi. Non trova per una questione di millimetri la deviazione decisiva. Calcerà Brisigotti. Va diretto in porta. Gorinucci in contrasto. Palla che si alza. Poi allontana Casadei. Altro colpo di testa. Attenzione a Bernardi. Bernardi, Bernardi, Bernardi col pallonetto. Bernardi. Fa 2-1 per la Folgore. È al 53esimo Bernardi. Pica per Cateni. Ora Pancotti. C'è Gueye su di lui. Vediamo Pancotti. Le sue finte. Saltato netto Gueye. Pancotti entra in area. Secondo palo. C'è la palla che rimane lì. Strepitosa la parata di Manzaroli. Che poi però non può nulla. C'è però fuori gioco. C'è però fuori gioco. Occhio a Golinucci che crossa, il colpo di testa di Pancotti a fil di palo.
Irenna allontana. Attenzione al Faetano che calcia. Venturini deve mettere in angolo. Angolo battuto, poi il palo del Faetano. L'azione rimane viva, allontana Sartori. Rinvio di Venturini. Bernardi spizza per Cateni. Limite dell'area, Cateni allarga per Pancotti. Pancotti si sposta il pallone sul destro, calcia! E trova un super gol, 3-1 per la Folgore, che molto probabilmente dunque chiude la partita all'ottantesimo. Se la cava molto bene, poi allontana. Palla che passa, attenzione perché il Faetano è molto scoperto. E allora Bernardi fa correre Pancotti, tornano in tre quelli del Faetano, ora in quattro. Pancotti, Pancotti in area di rigore dal limite, calcia, trova la respinta, c'è Golinucci che trova il 4-1, è tutto regolare. Bugila, Capriotti, calcia, palla a lato. Triplice fischio del direttore di gara, finisce qui. Dunque Folgore batte 4-1 il Faetano.